Quanto consuma davvero? E questa è la domanda che ci fate più spesso quando si parla di auto. Una domanda che nel frattempo è diventata anche più articolata, cioè quale autonomia ha nel caso di un'elettrica, oppure quanta autonomia ha prima che si attivi il motore endotermico nel caso di un'ibrida plug-in. Detto che comunque anche le full hybrid possono fare da poche decine di metri fino a qualche chilometro in modalità a emissioni locali zero. Beh, questa volta la protagonista dei consumi, della prova dei consumi reali, è la Nissan Micra col motore 1000 benzina, un turbo 3 cilindri da 92 cavalli, abbinato in questo caso al cambio CVT. Il percorso che abbiamo definito per la nostra prova consumi misura 100 km esatti, un giro che comprende tutte le tipologie di percorso: autostrada, 30% dei chilometri totali, con tratti a 130 all'ora e altri a 110. Strade extraurbane, poi ci sono ovviamente per il 40%, e infine non poteva mancare la città, un 30% circa del chilometraggio totale. Uno dei fattori che più influisce sul consumo di un'auto e di qualsiasi veicolo è senza dubbio lo stile di guida, nel dettaglio il modo in cui si usano gas e freno. Per questo motivo ci siamo dati delle regole ben precise, 4. La prima è quella ovviamente di attenersi ai limiti di velocità. La seconda è quella di evitare accelerazioni brusche. La terza, avere occhio lungo per rallentare dolcemente, evitare quindi inefficienti frenate brusche e altrettanto inefficienti accelerate. La quarta, The 100 Challenge non è un economy run. Ciò significa che nel rispetto delle prime tre regole non si deve mai essere un ostacolo per il flusso del traffico. Allo stesso modo però sono da evitare i sorpassi, se non quando proprio indispensabili. Beh, insomma, per rispondere alla domanda iniziale, quanto consuma la Micra col motore 1000 da 92 cavalli? La risposta è 15,8 km con un litro di percorrenza media, calcolata da pieno a pieno, nel nostro giro di 100 km. Un valore che non fa gridare al miracolo, ma che è, diciamo, nella media del segmento, anzi nella parte migliore del segmento B. E non ci si deve dimenticare comunque che con 92 cavalli questo motore è adatto sia alla città, ma che non teme per niente neanche l'autostrada ed eventualmente dei trasferimenti lunghi. Vediamo ora nel dettaglio qualche numero. Come vi ho detto, il motore è un 1000 3 cilindri da 92 cavalli. 144 sono invece Nm di coppia erogati a 2000 giri. La scheda delle dimensioni dice invece 4 metri netti alla voce lunghezza, 1,74 m di larghezza e 1,46 di altezza. Cambiando discorso, anche l'abitabilità posteriore è nella media del segmento. Due adulti viaggiano comodamente. In tre, sul sedile posteriore, si deve invece accettare qualche compromesso, soprattutto a livello delle spalle. La capacità del bagagliaio? 300 litri o poco più di 1000-1004, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Detto dei consumi, beh, per il resto vale la pena, secondo me, parlare un attimo di cambio, perché il CVT non è mai stato molto apprezzato dalle nostre parti per quell'effetto trascinamento che l'ha sempre contraddistinto. È bene ribadire effetto, una sensazione, non c'è una dispersione così evidente come quella che sembra. Le ultime applicazioni, questa compresa, un po' grazie al fatto che i motori ormai sono quasi tutti turbo, un po' grazie, quindi hanno più coppia e ce l'hanno più in basso, un po' grazie alla gestione elettronica sempre più raffinata in continua evoluzione che riesce a trarre il meglio dai motori, il regime di rotazione medio è molto contenuto, nello specifico della Micra, nei tratti urbani ed extraurbani, se si guida tranquillamente, non in economy run, ma semplicemente adeguandosi al flusso del traffico, la lancetta del contagiri difficilmente supera i 2000 giri, la maggior parte delle volte sta attorno ai 1500, quindi quello che succede con un diesel di media o alta cilindrata. Per il resto, il motore con 92 cavalli, anche lui non vuole essere sportivo, però se la cava benissimo anche nei viaggi autostradali. In autostrada, sugli asfalti drenanti, ecco, l'unico limite, la cosa che un pochettino più soffre la Micra è il rumore di rotolamento dei pneumatici, ma anche in questo caso siamo assolutamente nella media. Molto buono il comfort delle sospensioni, l'assorbimento, c'è buon assorbimento sia nella buca singola sia nelle rotture in sequenza del manto stradale, così come negli avvallamenti autostradali. Ecco, forse si avverte che la Micra ha qualche anno sulle spalle per quello che riguarda gli interni. Allora, premettendo che sono di ottima qualità e in questo allestimento Chiro hanno anche una fascia centrale in pelle o similpelle con color a contrasto, la parte superiore della plancia è rivestita con un
materiale piacevole al tatto, e solo nelle parti inferiori o sui pannelli porta le plastiche sono più rigide, ma questo succede anche su macchine di 1, 2 se non 3 categorie superiori, quindi non si può dire nulla a Nissan da questo punto di vista. Piuttosto, appunto, si vede che questa macchina ha qualche anno nella strumentazione e nella disposizione dei comandi, nel senso che i comandi assolutamente sono disposti in modo razionale, sono facili da raggiungere e da azionare, e anche il sistema di infotainment è veloce nell'esecuzione dei comandi, però i tasti fisici sono numerosi, il tachimetro e il contagiri sono analogici, non si può avere il display digitale, e tutto questo contribuisce, almeno a colpo d'occhio, a renderla un po' più vecchia rispetto ad alcune auto della concorrenza ormai completamente digitali. Anche se poi qui esprimo una posizione personale, tra i due estremi, cioè questo in cui ci sono ancora diversi tasti e rotelle, e invece quello di andare completamente verso il touch, solo verso tasti e schermi a sfioramento, beh, sarò tradizionalista, ma preferisco qualche tasto fisico in più che posso toccare, posso raggiungere e anche regolare senza bisogno di distogliere gli occhi dalla strada, ma questo appunto è una posizione personale. E se vi state chiedendo Kiro cosa? Beh, la risposta è che in giapponese Kiro significa giallo, e per Nissan Juke e Micra identifica una serie limitata creata per celebrare l'uscita dell'ultimo film su Batman. Nel caso della Micra, gli esemplari previsti sono 250 e si differenziano dal resto della gamma per una grafica ad hoc sul montante C e per inserti gialli su paraurti e parte bassa delle portiere. La carrozzeria invece è in eco grey e completano la dotazione i vetri posteriori privacy e i cerchi in lega da 17 pollici in nero lucido. Il prezzo? 21.200 euro. Siccome però non è detto che quando guarderete questo video la Kiro sarà ancora disponibile, la versione paragonabile N-Sport, sempre con cambio CVT, è proposta a 21.500 euro, 1.500 euro in meno con il cambio manuale.